Era un primo maggio come tanti a Follonica. La gente si divertiva sulla spiaggia, costruendo improbabili piramidi umane e improvvisando ammucchiate alla luce del sole. Finché ad un certo punto accade l'incredibile. Due idioti, forse a causa di un colpo di sole, perdono il lume della ragione e si lanciano in un'impresa impossibile. Sfidare il mare in burrasca a bordo di un canotto e come in vela un ombrellone da spiaggia del meme. Storto. L'acqua è troppo bassa e il culo del mio tocca per terra. Per fortuna c'è il cast pronto ad intervenire. Nel frattempo Aiola non se la sente più e sembra darsela a gambe, per poi tornare subito a bordo dell'imbarcazione. Con l'aiuto del cast i due riescono a tornare al largo. La navigazione per fortuna riprende nonostante le difficoltà per il vento che, anziché diminuire, aumenta. Guardate quanto spazio hanno già percorso i nostri eroi, quasi 10 metri. Sono lontani ormai nello spazio, nel blu. È la fine di un'amicizia. Naufraghi in mezzo al mare. Quando i due eroi sono al largo, le riprese si stoppano per ricominciare sulla spiaggia per intervistare lo sponsor. Finché non accade l'imponderabile. Buonasera, siamo qui a intervistare il padrone dell'ombrellone e del catamarano. Rubacchi, direi. Maledetti, mi hanno rubato l'ombrellone, quei bastardi. E ci dica, ci teneva a quel suo ombrellone. Troppissimo, era un regalo, uscivo della mia famiglia. Non so come fare. Oserebbe dire che quell'ombrellone è il più importante della birra? No, esageriamo, non è la vita. Infatti mi hanno dato una birra per quell'ombrellone. Questo, si sono scattati. Dove sono? Oh mio Dio! Non le vedo! Assassini scogli! Si vede niente, nemmeno. No, hanno perso l'ombrellone! Stanno cercando di levare o l'ombrellone? No, non mi cazzo! Hanno perso l'ombrellone, ragazzi, questo è Real TV, questo è veramente, chiamate il soccorso, appena ci vedete.